Non ci sono professioni al femminile o al maschile, solo professioni per le quali essere preparati, e la scuola, in tal senso, fa la differenza. La pensa così il dirigente scolastico del Cassata Gattapone di Gubbio, David Naderi, Istituto Superiore di Indirizzo Tecnologico, Economico e Artigianale, che in vista delle iscrizioni all'anno scolastico 2023-2024 lancia proprio un appello al mondo femminile. Il nostro istituto è impegnato nel tentativo di far passare l'idea che molti dei nostri indirizzi, percepiti come indirizzi a prevalente utenza maschile, siano in realtà aperti anche alle ragazze, al sesso femminile. C'è molto bisogno nel nostro paese dell'intelligenza delle donne in alcuni settori cruciali, ad alto tasso di investimento del nostro paese, e sono i settori delle tecnologie che sono rappresentati nel nostro istituto dagli indirizzi meccanici, elettronici, informatici. C'è tutta la parte della gestione dell'ambiente, del territorio, con gli indirizzi agrari e geometri, che anche questa è a prevalente scelta, diciamo, maschile, e che avrebbe bisogno anche qui di delle ragazze. Abbiamo il settore del turismo, che è già abbastanza femminile. Io, Angelo del Focolare? Sì, come quello che ho progettato in AutoCAD per la mia casa. Donna al volante, pericolo costante. Mi piacerebbe sviluppare un sensore che aiuti nelle manovre di parcheggio, che può servire a tutti. Le donne pensano solo all'aspetto fisico? Io preferisco la fisica. Mi dicono che non è un lavoro per donne. Ma dai! C'è una scuola dove posso imparare tutto questo? Sì! IS Cassata Gattapone! Inizialmente non sapevo cosa scegliere, infatti ero molto indecisa e preoccupata, perché pensavo di non riuscire a trovare una scuola che mi piacesse davvero. E poi sono venuta all'open day della scuola e mi ha appassionato il fatto di diventare un tecnico informatico e quindi ho deciso di provare. Mi trovo benissimo, perché infatti è dal primo anno, sin da quando ero piccola più che altro, che smontavo col cacciavite, rimontavo, quindi cercavo una scuola dove ci stava tutto questo, dove potevo essere felice di aver scelto quello che piace a me, e all'istituto Cassata Gattapone l'ho trovato e ormai sono giunta a termine. Ma secondo me un indirizzo più per maschi non c'è, perché non esiste un indirizzo che è per maschi, non esiste un indirizzo che è per femmine, ognuno deve seguire il proprio sogno. Nel 2022 ancora ci sono questi stereotipi di maschile e femminile, non mi sembra corretto. E poi io non sono sola nella mia classe, infatti anche i prof ci hanno incoraggiato a chiamare più femmine, più ragazze a fare indirizzi che sono prettamente maschili. E che il mondo di oggi richieda sempre più profili di indirizzo tecnico lo racconta la storia di Gloria Chiocci, 29enne ugubina originaria di Gubbio, inserita da Forbes nella classifica dei migliori talenti under 30 nel settore dell'imprenditoria giovanile italiana. Una professione nuova, quella di Gloria Chiocci, che parte dalla conoscenza dell'informatica per spaziare in ambiti come la comunicazione, l'apprendimento creativo, l'accessibilità. Io sono un user experience designer, cioè mi occupo di progettare l'interazione tra un uomo e una macchina, ad esempio le app per il nostro smartphone o i siti internet. Mi sento super realizzata, perché io nel 2011 ho conosciuto questa professione e subito me ne sono innamorata. Da lì ho iniziato un percorso di studio sia da autodidatta che durante l'università, che mi ha portato poi a portare a terra quella che è la mia attuale professione. Sicuramente una delle professioni che sta crescendo di più, infatti anche secondo le ultime indagini che sono uscite è al quinto posto delle professioni più ricercate in questo anno e nei futuri anni. Cioè è un ottimo esempio anche per chi ora decide di intraprendere un nuovo percorso, che sia di studio o di carriera, iniziare a guardare in quest'ottica.